La colonna Traiana è un monumento che si trova a Roma, nel foro di Traiano, ed è stato eretto nel 113 d.C. in onore dell'imperatore. La colonna Traiana è alta 29 metri, cioè 100 piedi romani. A questi bisogna aggiungere i 6 metri di basamento, quindi in totale la colonna Traiana arriva a 35 metri, in pratica quanto un edificio di 12 piani. Il tutto è stato realizzato e scolpito nel marmo di Carrara. Già il suo basamento ci mostra tante armi e armature, sono quelle dei barbari vinti. Ve ne parliamo. Questa colonna è spessa circa 3 metri e mezzo ed è composta da 21 blocchi di marmo messi uno sopra l'altro. Sono stati incastrati così bene che la colonna è in piedi da 1900 anni, malgrado i terremoti, i barbari e secoli di incuria. In cima una volta c'era la statua in bronzo dorato di Traiano, finita chissà dove, assieme all'urna che conteneva le sue ceneri. È stata poi sostituita a metà del Cinquecento con questa statua di San Pietro, che però è più piccola. In effetti quella di Traiano era gigantesca, la si vedeva da molto lontano. Ma sul fregio compaiono circa 2500 figure finemente scolpite. Sono 154 scene che si susseguono, un po' come i fotogrammi di un film. E l'impatto è straordinario. È come un'immensa pellicola cinematografica, alta più di un metro e lunga 220 metri, che avvolge la colonna salendo a spirale fino in cima. E quello che colpisce di più è che c'erano dei colori. In effetti non ci si pensa mai, ma quasi tutte le statue, i fregi, i bassorilievi dell'antica Roma, oggi bianchissimi, allora erano coloratissimi. Immortalata nel marmo, in questo film di pietra, è la più completa descrizione visiva che possediamo oggi dell'esercito romano. Se oggi sappiamo che aspetto avessero i legionari, che armi utilizzassero, quali fossero le loro tattiche in battaglia, beh, lo dobbiamo in buona parte alla colonna Traiana. La colonna Traiana ci descrive due grandi campagne militari combattute dai legionari nell'attuale Romania. Certo, è un monumento di propaganda realizzato dai vincitori, quindi bisogna prendere un po' con le molle quello che descrive, ma descrive una storia vera. È una colonna alta 40 metri, sul fusto della quale si avvolge a spirale un lungo rilievo nel quale sono rappresentate le imprese dell'imperatore Traiano in Dacia. Su questa superficie erano narrati episodi salienti e tra questi anche quello della partenza della prima campagna, il 101-102 d.C., che era avvenuta da un porto dell'Adriatico, che alcuni vogliono sia proprio il porto di Ancona. La rappresentazione che compare nella scena numero 79 della colonna Traiana sarebbe quella dunque della città di Ancona all'epoca dell'imperatore e i monumenti che sono rappresentati in questa porzione della colonna Traiana sarebbero quelli della città. Un arco ed è l'arco che ancora oggi possiamo ammirare al porto. Una strada che sale su un colle che potrebbe essere appunto il colle Guasco, un portico che potrebbe essere quello che è stato individuato intorno alla piazza del Senato. Al di sopra di questo si vede poi il Tempio di Venere, che può essere identificato facilmente con il tempio che si trova al di sotto della cattedrale di San Ciriaco. La partenza delle navi al cospetto dell'imperatore avviene di notte, come dimostra la figura di un personaggio che tiene in mano una torcia che sta illuminando il momento in cui le navi salpano. That's all, folks.